e il nostro grande Bartolomeo Allegrini, direi uno dei massimi esperti sull'utilizzo in fase clinica di S-Drive, una esperienza importantissima. Ma quello che ci tenevo questa sera è presentarvi, alcuni di voi lo conoscono perché l'hanno visto a tutti i nostri eventi, un carissimo amico ma un grande professionista, sia Silvio che Roberto, che sono gli artefici e insomma i costruttori di questo grande e meraviglioso portale. Quindi Roberto, siccome il tempo è tiranno, voglio darti la parola e poter presentare le grandi opportunità che abbiamo con questo nuovo portale sdriveitalia.it. Bene, sì, buonasera a tutti, bentrovati, grazie per l'invito Giorgio e grazie per le belle parole che spendi sempre per me, grazie mille. Allora, vi rubo proprio 2 minuti, poi avremo modo, chi di voi ha bisogno di approfondire, di capire meglio cosa abbiamo fatto e cosa abbiamo preparato per tutti i professionisti che come voi utilizzano S-Drive. Ci potete contattare attraverso il sito internet, col telefono, scrivendoci una mail. Giorgio, condivido lo schermo in modo che posso velocemente, in pochi minuti, illustrarvi il lavoro che molti di voi hanno già visto. Qualcuno di voi non ha ancora visto e cercherò di essere sintetico e spiegarvi velocemente quali sono i contenuti più importanti del sito che abbiamo pensato con Giorgio. Innanzitutto ci tengo a precisare che vuole essere questo uno strumento di lavoro, perché abbiamo proprio ragionato sull'idea di creare un sito internet che offre la possibilità di raccontare quello che è S-Drive, spiegare nel dettaglio come funziona, quali sono le basi scientifiche che appunto hanno permesso di sviluppare uno strumento come S-Drive. Ma soprattutto abbiamo creato delle sezioni dedicate a tutti voi, in modo che possiate trovare in un unico posto strumenti come, che so, dei tutorial per capire, per spiegare al meglio come funziona S-Drive, i documenti. Nell'area download poi vedrete che ci saranno tutte queste sezioni dedicate proprio agli strumenti di lavoro. Ma prima di arrivare a quello, velocemente volevo mostrarvi un po' l'home page del sito. Abbiamo deciso di tenere comunque una linea molto sobria, molto pulita. Abbiamo dato importanza ai diversi report che S-Drive appunto propone. Tra l'altro li abbiamo chiamati, ho visto, check-up, proprio check-up formazione, check-up nutrizionali per la pelle, unghie, check-up anti-aging, insomma, perché molte persone dicono il report magari no, non è molto chiaro, allora sai, noi lo conosciamo, ma le persone all'esterno no. Quindi fai un check-up per il tuo sistema immunitario, fai un check-up per neonati e bambini, eccetera, eccetera. Ecco, come vedrete avrete modo di navigare nel sito, invito tutti a prendere visione del sito, a entrare nelle diverse pagine, nelle diverse sezioni. Tenete conto che comunque è in costante sviluppo. Lo abbiamo pubblicato 10 giorni fa, ma con Giorgio abbiamo discusso anche di questa cosa. Diciamo che questo è un percorso e nei prossimi mesi questo sito diventerà. Raccoglierà sempre più testimonianze perché, per esempio, c'è una sezione news in cui pubblicheremo tutti gli articoli che riguardano appunto il mondo S-Drive e tutto quello che può essere interessante approfondire.
Roberto, permettimi di dire questa cosa, perché forse non vi ho presentato abbastanza bene, nel senso che voglio che loro sappiano che questo sito nasce da un'esperienza ormai di tanti anni, ma soprattutto di collaborazione e lavoro, di costruzione di siti da parte vostra per grossissime aziende nazionali e multinazionali, insomma, quindi con realtà. Quindi abbiamo l'esperienza da una parte e la professionalità messe a nostra disposizione. Questo voglio che loro sappiano, soprattutto questo. Quindi questo sito è nato proprio dall'esperienza pratica di come poi far funzionare insomma quello che noi facciamo. Certo, assolutamente. Quindi come Giorgio è sempre gentilissimo nel raccontare, comunque nel dare importanza al lavoro che abbiamo fatto, devo dire che apro la parentesi di 30 secondi, abbiamo lavorato veramente tanto insieme a Giorgio, vedrete che le informazioni che troverete su questo sito sono veramente tante. È stato fatto un lavoro, sono mesi che stiamo lavorando a questo progetto e come dicevo prima, diciamo che è un percorso, abbiamo iniziato questo percorso e adesso dobbiamo ringraziare Monica. Lo svilupperemo. Dobbiamo ringraziare Monica anche, che non l'abbiamo citato, per la collaborazione, certo, e il copy che piano piano gli articoli che riesce a digitare. Certo. Quindi qui, illustrandovi un po' velocemente il menu, troverete delle sezioni dedicate appunto a chi è la mission di S-Drive, il comitato scientifico, il sistema spiega nello specifico le varie sezioni appunto dedicate a S-Drive. I centri S-Drive, qui abbiamo fatto un bel lavoro per quanto riguarda la mappatura di tutti i centri presenti sul territorio nazionale. I centri S-Drive avranno una visibilità molto importante, perché saranno appunto evidenziati in questo modo. Avrete modo di vedere che con una cartina interattiva come questa c'è la possibilità di vedere l'ubicazione di tutti i centri S-Drive presenti a livello nazionale. Qui faccio un invito a tutti voi. Cercate di entrate nella mappa, verificate il vostro studio, il vostro centro, e verificate le informazioni che sono state riportate nel box. Queste informazioni noi le abbiamo acquisite dal database di Giorgio. Abbiamo avuto qualche problema nel reperimento degli indirizzi su Google Map. Abbiamo notato che molti dei vostri studi non hanno un posizionamento corretto, quindi questo è molto importante, dedicare un attimo di tempo per correggere e aggiornare queste informazioni molto utili e molto importanti. Se qualcuno di voi ha problemi, ha necessità, anche in questo caso non esitate a contattarci, che vi daremo una mano a sistemare anche questo aspetto. È un'area riservata, come dicevo all'inizio, che necessita, un attimo che ci colleghiamo, eccoli qua. L'area riservata è, come vi dicevo, un po' il cuore del lavoro che abbiamo fatto, pensando appunto a uno strumento di lavoro per i professionisti. Ovviamente per accedere ai servizi che abbiamo pensato per voi è necessario registrarsi. Quindi molto semplicemente accedete alla parte della registrazione, compilando l'apposito modulo con il nome, l'email, i vostri riferimenti. E proprio perché questa parte di registrazione deve essere una parte vagliata da Giorgio, la registrazione non è immediata. Voi ci invierete, compilando questo modulo, invierete delle informazioni che poi saranno
vagliate da Giorgio e arriverà in un secondo momento l'attivazione del servizio. Una volta registrati è possibile entrare nella sezione, io entro con il mio account. Una volta registrati, vedete che qui in alto compare un menu che ci permette di fare una serie di azioni. Innanzitutto fare il download di una serie di documenti che stiamo ancora implementando. Stiamo aspettando appunto di ricevere i manuali tradotti, quindi stiamo, ci vorrà qualche giorno ancora per avere la possibilità di avere tutti i contenuti corretti e scaricabili. Ci saranno i contratti, i manuali, le circolari, il modulo di autoverifica, ci saranno tutti i report. Stiamo implementando una serie di tutorial che permetteranno appunto di entrare nel mondo S Drive e capire come settare lo strumento, come utilizzare lo strumento nella maniera più corretta, e nel tempo andremo ad aggiornare tutte le i tutorial possibili. C'è un'altra sezione molto interessante, che è quella di registrare il proprio sito, perché abbiamo pensato di creare dei siti dedicati al vostro studio e al vostro centro. Vi faccio vedere dalla mappa. E visto che c'è il dottor Allegrini collegato, posso, dottor Allegrini, utilizzo il suo esempio. Vedete che qui trovo lo studio del dottor Allegrini, visita il sito, e qui apro praticamente un sito che assomiglia al sito principale, ma in realtà è completamente personalizzato. Quindi vedete proprio anche il nome del sito, è bartolomeoallegrini.sdriveitalia. In questo caso abbiamo dato molta importanza a quello che è l'aspetto del profilo professionale. Quindi chi sono, all'interno del chi sono c'è la biografia del dottor Bartolo, le specializzazioni, le patologie trattate, la formazione. C'è una sezione dedicata alle testimonianze, una sezione dedicata alle news del centro, quindi il centro, se ha la necessità di raccontare o comunque descrivere un servizio specifico, lo può fare inviandoci il materiale che poi pubblicheremo nella prossima sezione. Abbiamo caricato anche questa l'autoverifica. L'autoverifica è un documento che può essere scaricato, ve lo faccio vedere velocemente, essere scaricato dal vostro paziente, può essere compilato, quindi dando delle indicazioni. Questo è bellissimo, ragazzi, guardate cosa abbiamo fatto, guardate, guardate. Abbiamo praticamente riportato. Questo devo dire che Silvio si è impegnato parecchio qua, eh. Sì. Abbiamo riportato quello che è il modulo di autovalutazione presente nei report, in modo da offrire uno strumento davvero utile per il primo approccio. L'utente poi, è ben spiegato nella sezione, l'utente poi salva questo file Excel e lo rinvia al medico, in modo da poter avere un primo approccio, un primo quadro generale. Credo che questo sia uno strumento davvero utile. Giorgio ci ha tenuto molto a realizzare questa sezione, perché potrebbe essere davvero uno strumento utile per iniziare un percorso con i vostri pazienti. Una volta che è stato compilato, l'utente può mettere il nome e cognome, i suoi riferimenti, caricare il file con l'autodiagnosi e l'autovalutazione e inviarvela. Ve la troverete nella vostra mail, vi troverete il file con i dati appunto compilati. Robby, appunto, pensate solamente, no, ai vostri contatti
inviate, potrebbe essere anche proprio un approccio importante. Invia questo link ai vostri contatti e gli fate compilare questo come verifica e poi lo invitate a fare il test. Quindi certo. È veramente un vantaggio enorme in poter fargli fare quello. Ecco, sai cosa volevano capire? Volevano capire, sì, poi dopo magari, come registrarsi. Cioè adesso, se vogliono, finisci prima questa sezione, poi gli ripeti come registrarsi. Certo, volevo mostrarvi velocemente la parte, l'home page del sito personalizzato. Vedete che assomiglia, graficamente è molto simile al sito ufficiale, però dentro ci sono tutte le personalizzazioni del vostro studio, i vostri orari, il vostro indirizzo, i contatti dello studio, quindi diventa davvero una vetrina per il vostro centro. Diventa una vetrina importante perché anche la sezione che abbiamo pensato per quanto riguarda le news e le novità, l'abbiamo in questo caso divisa in due parti: le news del nostro centro, quindi qui potete pubblicare informazioni, notizie specifiche del centro. Il dottor Allegrini vuol mandarci un articolo, lo può fare mandandoci il titolo dell'articolo, il testo e un'immagine, e noi lo pubblicheremo nella sezione le news del nostro centro. E qui sotto invece c'è la sezione le news di S-Drive Italia, e sono le notizie che pubblichiamo sul portale di S-Drive e che in automatico pubblichiamo su tutti i siti personalizzati. Ovviamente per creare questo sito personalizzato, come giustamente mi diceva Giorgio prima, è necessario fare la registrazione. Quindi è necessario entrare nell'area riservata e procedere con la registrazione. Ci sono due livelli, prima. No? Ci sono due livelli, Roberto. Uno è per mettere il vostro centro dove siete, quindi vi registrate e correggete e date il vostro, no, il vostro indirizzo preciso del vostro centro, ecco, come si lo chiama. Lo trovate qui in alto. Vedete, eccolo. In alto, in questo menu, trovate aggiorna dati mappa. Questo è utile per aggiornare i dati presenti sulla mappa, presenti su Google Map. E per chi non c'è nella mappa? Per chi non c'è, una volta fatta la registrazione, sempre aggiornamenti dati mappa, ci può dare le indicazioni, ci apre un ticket e ci dà le indicazioni per aprire una scheda in Google Map. Sottolineo e ribadisco questo aspetto che è davvero molto importante. Molti professionisti abbiamo notato che non hanno curato questo aspetto davvero essenziale, perché è il cuore un po' della vostra presenza sul web. Tenete conto che tutte le informazioni pubbliche partono dalla scheda di Google My Business di Google, di qualsiasi attività, di qualsiasi natura, di qualsiasi settore. Quindi è necessario che i dati presenti nella scheda di Google Map siano aggiornati e corretti, perché spesso mi capita spessissimo di trovare, che so, il numero di telefono che ha un errore, oppure un fax non è un telefono. Di trovare un collegamento a un sito internet che non esiste, e questa cosa è un danno d'immagine abbastanza, Roberto, importante. Fai il refresh un attimo dell'area riservata. Fai refresh, che è cambiato, sì, il pulsante, vedi, aggiorna o aggiungi dati mappa, guarda. Esatto, eccolo qua. Aggiorna o aggiungi dati mappa. Quindi potete andare lì e mettere i vostri dati e noi vi mettiamo come punto nella vostra città, come punto S-Drive, centro S-Drive.
E naturalmente poi adesso vi spiegherà, per chi vuole può avere un sito personalizzato e poi e allora lì esatto. Si registra e chiede. Il sito personalizzato, vedete che qui sempre nel menu in alto fate registra il tuo sito. Entrando in questa sezione si ha la possibilità di scegliere innanzitutto di scegliere il colore base del sito. Avete visto quello del dottor Barto, ha una dominante blu, ma ci sono la possibilità di scegliere tutti i colori che più vi appartengono, più vi piacciono. Questa è una sezione molto importante perché questi dati sono i dati che poi vengono riportati in tutte le parti del sito, nell'intestazione, in fondo alla pagina, nella parte dei contatti. Il chi sono, quindi è importante descrivere la parte. Per noi è assolutamente utile avere tutti questi campi ben compilati in modo da creare una struttura. Ve la faccio vedere qui. I dati che vi chiediamo in questa, nella registrazione sono i dati che ci permetteranno di compilare in maniera corretta tutte queste sezioni. Essendo dati che si riferiscono alla vostra professione, all'indirizzo, ai vostri contatti, è necessario descriverli in maniera corretta e esaustiva. Vedete, avete la possibilità anche di aggiungere la vostra immagine per il profilo. Una volta fatta questa procedura, inviate la richiesta per la registrazione al sito. Scelta con Giorgio abbiamo deciso di non far pagare un canone assurdo, abbiamo deciso di tenere un canone annuo molto basso e semplicemente per pagare le spese vive della manutenzione del sito. Quindi andate poi nella, una volta che terminate l'ordine, ci sarà la possibilità di pagare di acquistare appunto il sito con carta di credito o con PayPal. Ripeto, date un'occhiata in maniera, guardate dopo la dopo aver fatto la registrazione avrete modo di entrare e capire come si può fare ad aggiornare mappa e la registrazione del sito. Questa è l'ultima sezione, l'ultima cosa, Giorgio. Una cosa importante è l'aspetto dei ticket. Qualsiasi cosa, qualsiasi necessità, qualsiasi dubbio o domanda, facilissimo aprire un ticket, nome e cognome, il problema che riscontrate oppure quello che vi serve, chiedere quello che vi serve in modo che possiamo aiutarvi velocemente. Bellissimo, veramente applauso da parte penso di tutti, hanno apprezzato molto, mi stanno arrivando molti messaggi con complimenti, meraviglioso, bellissimo, voglio anch'io, insomma è veramente bello. Quello che insomma ci tengo a dire è che questo sito parla ai pazienti, ai clienti, quindi noi poi faremo, come stiamo facendo, tutta una serie di azioni di marketing che naturalmente porterà lavoro per tutti. Quindi noi, capite quanto è importante avere sul territorio tutti i centri di riferimento e poi le persone hanno una visibilità notevole. Pensate quando ci saranno tutti gli oltre 250 centri che abbiamo in Italia. Pensate che lavoro incredibile che stiamo creando. Ecco, ci tengo anche a dirvi questo, perché 5 anni fa, ormai sono 5 anni fa, nel 2017, come mi successe per il self-food, che mi prendevano per matto, ecco, questa è un'altra prova
del fatto che alcuni si adattano alla realtà, altri la creano. E penso che la differenza proprio che possiamo fare è quella di creare la differenza facendo un lavoro con serietà, con impegno, con coerenza, non mollare mai. E naturalmente in questo lavoro si possono anche alcuni perdere per strada perché non hanno la forza e il coraggio di affrontare la realtà, perché la realtà oggi la vedete com'è. C'è per tutte le cose, c'è sempre qualcuno che vi dirà che state sbagliando. Probabilmente quelli che dicono che non si può fare si devono togliere dalla strada di quello che già la sta facendo e sta creando e sta facendo la differenza, ma soprattutto ricordate che quando riuscite in qualcosa è la conferma del fallimento delle persone che avevano detto di non farlo. E questo mi hanno insegnato 30 anni fa e questa è l'esperienza che io porto in tutto quello che faccio, nel lavorare con impegno, perseveranza, il non mollare mai, ma soprattutto con la coerenza che mi contraddistingue mi permette anche di poter riuscire a creare cultura su quegli aspetti che possono fare la differenza, cioè aiutare le persone a vivere meglio, fare prevenzione, poter portare una visione che, come ci dice sempre il professor Spaggiari, è il rovescio della medaglia della vita. Ecco, questo sito, e voglio ringraziare appunto proprio i tecnici, Roberto, Silvio e Monica Camozzi, che sta lavorando con noi, questo sito è il risultato di tanti sacrifici, tanto lavoro, quindi grazie di cuore veramente per questo dono meraviglioso e questo obiettivo raggiunto. Ora questo è solamente il punto, no, di inizio per poter dare anche a tutti voi risultati concreti e fare in maniera che voi possiate fare questo test a più persone possibile. Naturalmente noi ci mettiamo in tutto il nostro impegno, abbiamo bisogno dall'altra parte anche del vostro, perché da soli non si va da nessuna parte. Certo. Roby, che bello. Sì, molto bello, sì. Davvero, vedo quello che ho detto all'inizio, è stato un percorso impegnativo, molto bello, molto avvincente, perché la carica che riesci a dare tu, Giorgio, è davvero speciale. E quindi non sempre. No, beh, vabbè, ma ogni tanto ci sono i sassolini per strada, si inciampa, ma mica quello è il problema. Non è. Quindi mi fa piacere. Spero che riusciate tutti ad apprezzare il lavoro che è stato fatto e ribadisco il concetto. Questo non è un lavoro che abbiamo presentato, finisce lì. È un percorso che abbiamo iniziato e questo percorso assolutamente ha bisogno della collaborazione di tutti voi. Quindi, se mi permetti, Giorgio, l'invito è quello anche di contribuire con vostre testimonianze, con vostri interventi che possono aiutare Giorgio in questo percorso e aiutare tutti in questo percorso davvero avvincente e molto molto bello. Io penso di avere esaurito Roberto. Il mio tempo, Giorgio. E naturalmente ci sarà modo di approfondire, scrivete email, scrivetemi messaggi, chiedete qualsiasi cosa e quindi insomma siamo a vostra disposizione. Qua. Siamo a vostra disposizione, bravo Giorgio. Ti ho rubato la parola. Grazie a tutti, buona continuazione. Bello. Roberto, grazie di cuore.
magari se hai tempo stai lì con l'orecchio. Sì, sono qua, vi ascolto. Insomma, poi se qualcuno vuole fare domande, magari siamo a vostra disposizione. Insomma, poi alla fine visitate il sito, registratevi, mettete i vostri dati corretti. Fagli vedere ancora una volta come si fa. Vai su area riservata, no? No, allora siamo nella home del sito. Dalla home del sito basta andare in area riservata, non c'è differenza tra quella che trovate sopra e questa qua, è la stessa cosa. Entrate in area riservata, se è la prima volta che entrate vi registrate, registrati adesso, trovate qui registrati adesso, magari lo evidenzieremo, lo metteremo in diretta. Vabbè, adesso mi dice sono già loggato e quindi mi permette già di vedere il menu. Il passaggio vi chiederemo le informazioni appunto per attivare la registrazione. Ripeto, la registrazione non è immediata, semplicemente perché non essendo uno strumento rivolto a professionisti, non possiamo automatizzare la registrazione. Giorgio ha la necessità di capire chi è che vuole registrarsi e chi vuole accedere ai servizi che offriamo. Quindi nel giro di qualche ora Giorgio darà l'autorizzazione. Alcuni l'hanno già fatto adesso, Roby. Alcuni si sono registrati. Lo hanno già fatto. Quindi allora in diretta rispondiamo subito a quelli che l'hanno già fatto. Però in tempi normali, nel giro di qualche ora, risponderemo dando l'ok. Sono veramente, sai, come i bambini, sono così. In questo momento come... No, è giusto. Arriva il Natale. Grazie. Allora, siccome poi tutti a una certa ora dovremmo andare a letto, allora mi permetto di presentare un po' il corso e dare delle linee guida, di allinearci un attimo. Cioè il sito è anche questo, uno strumento di allineamento delle informazioni, perché ci permette, voi pensate quando un articolo importante o magari un video importante potrà andare su tutti i siti contemporaneamente, su tutti i siti attivati. Capite che comunicazione? E poi questi verranno messi sui vari social e voi potete condividerli sulle vostre pagine. Capite che diventerà qualcosa di straordinario. Bartolo, che ne pensi? Ti piace? attivati l'audio, Bartolo. Bartolo, attivati l'audio. No, aspetta. Ora mi senti? Ora sì. Diciamo che l'avevo già espresso il parere, no? Confermo che è uno strumento utilissimo per poter diffondere questo test meraviglioso. Quindi utilizziamolo al meglio, cerchiamo di fare clinica, che è importante, perché se ci vogliamo confrontare con l'altra sponda, io sono fissato per la clinica, per cui è importante, come diceva Roberto, che testimoniamo. Io ho messo un caso clinico, che Giorgio conosce bene, di un paziente di 19 anni, poi lo potete leggere se andate sul mio sito, che aveva fatto il giro del mondo per un'acne grave e che grazie al test del bulbo ha risolto il problema. Ma non l'ha risolto in 7 anni, l'ha risolto in 20 giorni. E Giorgio lo sa, può testimoniare perché è una persona che lui conosce. Per cui abbiamo una grossa possibilità di creare una rete, quindi anche un linguaggio comune. Linguaggio comune è fondamentale per poter domani confrontarci con chi ci ostacola. E questa è una cosa per cui io lotto da più di 20 anni. Trovare attraverso il linguaggio dell'S-Drive, attraverso le scuole di formazione che Giorgio porta avanti, possiamo ottenere questo. Vuole impegno, costanza e anche applicazione. Quindi il mio invito serale, è vero che stiamo a tarda serata, io peraltro vengo anche da una notte abbastanza tormentata, quindi diciamo anch'io ho bisogno di andarmene a letto presto stasera, però voglio dire, l'occasione, la presentazione di questo sito, e faccio i complimenti a Roberto e al tuo collega veramente, e anche a Monica che mi ha inseguito per avere un'intervista. Comunque il mio sito sarà sicuramente arricchito e lo arricchirò con tanti casi. L'ultimo l'ho visto stamattina, un bambino di 3 anni
che non avrebbe potuto fare niente, peraltro figlio di due naturopati, che era un bambino che da 6 mesi soffriva di coliche addominali, aveva fatto di tutto, test lattosio, tutto negativo, e grazie al test del bulbo, io l'ho rivisto stamattina dopo un mese di cura, una cura omeopatica, perché i bambini di 3 anni io li curo con l'omeopatia, e grazie all'indicazione del test del bulbo, il bambino per un mese non ha avuto più problematiche. E chiaramente, che cosa era successo 6 mesi fa? Era nato il fratellino, e quindi capite bene come è importante anche l'anamnesi, è importante capire il contesto, e il test del bulbo poi ci orienta, l'S-Drive ci orienta, e possiamo aiutare tutti, cioè possiamo aiutare tanta gente, però è importante il raccordo anamnestico, ricordatevi, la prima cosa da fare, raccordo anamnestico, e l'anamnesi, diciamo, sistemica, è un'anamnesi diversa dalle anamnesi che io ero abituato a fare quando facevo il tenente medico al CAR di Barletta, in cui si chiedeva, no, ai ragazzi che venivano a fare il CAR che malattie hai sofferto, che le patologie da bambino, no, noi dobbiamo andare di più sulla vita, sulla contestualizzazione familiare, sulla contestualizzazione sociale, su quella che è poi anche, diciamo, l'espressione della persona nella sua professione, in quello che fa nella vita, quindi andare a raccordare una serie di elementi e poter poi inserire le varie informazioni che vengono fuori dal test del bulbo, che sono meravigliose, che possono permetterci effettivamente di avere la possibilità di fare una diagnosi sistemica. E quindi complimenti doppi, Roberto, perché anche Giorgio, che avete avuto questa idea, perché è un'ottima opportunità, e sicuramente se non lo faceva chi è esperto è qualcosa di difficile realizzazione, per cui portiamolo avanti, perché secondo me diventerà uno strumento utilissimo soprattutto per l'utenza, per poter utilizzare sempre più con, diciamo, con efficacia questo tipo di test. Grazie, grazie caro, grazie di cuore. Allora io faccio una piccola introduzione, perché ci sono molte persone anche nuove che ne hanno bisogno. Non faccio l'introduzione dell'epigenetica, non vi preoccupate. Però volevo appunto condividere con voi questo aspetto. E poi vedremo insieme a Bartolomeo 2 casi clinici, giusto Bartolo? Da un punto di vista clinico. Allora, questo documento io l'ho mandato molte volte. Alcuni però non hanno mai avuto modo di consultarlo, oppure non l'hanno letto in maniera ottimale, perché quando noi abbiamo a che fare con il test S-Drive e quindi abbiamo la possibilità di valutare e quindi di fare il test, di valutare la persona, dobbiamo seguire anche, oltre naturalmente all'esperienza clinica, il medico che fa il medico, quindi può fare diagnosi, può fare quello che vuole. Ma S-Drive è nato per capire i bisogni di quella persona. Quando Jan Lyons e Marcus Stanton ci presentano S-Drive e il funzionamento e l'interpretazione, ci dicono che dobbiamo partire da dei dati di fatto importanti, di base, per poi capire come approcciare quella persona e quindi quel paziente. Vi ricordo che ogni medico, soprattutto chi si occupa di medicina anti-aging, medicina funzionale, ha ben chiaro quanto siano importanti questi concetti, questi fattori che interferiscono con la salute della persona. Giusto, Barto? A cominciare dalla carenza di ossigeno, poi tutte le varie carenze, perché se facciamo medicina funzionale dobbiamo occuparci anche di come ci insegna il grande professore Eugenio Luigi Iorio, di redox, quindi dei segnali redox, della modulazione dell'infiammazione e della,
del controllo anche della capacità antiossidante, che è fondamentale, e poi delle varie carenze e, come ci insegna Bartolomeo Allegrini, delle varie costituzioni, senza dimenticare i reali rischi congeniti delle costituzioni che partono da una disfunzione mitocondriale di base, giusto Bartolomeo? E poi da tutti gli altri fattori importantissimi, e quindi anche a livello ormonale. Il discorso però si amplifica quando siamo di fronte a S-Drive. Quindi abbiamo l'opportunità di fare una medicina personalizzata o un approccio preventivo o di consiglio a seconda del ruolo. Non dimentichiamoci mai del nostro ruolo, perché alcuni prendono il posto del medico e non dovrebbe essere fatto. Noi possiamo essere a supporto del medico e in modo molto intelligente ce lo dimostra il centro Medibio, dove Bartolomeo, proprio insieme al suo staff, ha messo insieme figure più importanti che poi gli permettono di fare determinate cose e dare un approccio di opportunità e di servizi a 360 gradi, dalla naturopatia al massaggio, al coach, eccetera, eccetera. Quindi ognuno ha bisogno di stare nel suo ruolo, è fondamentale, perché altrimenti poi capita che arriva quello e fa: sai, sono stato dal personal trainer e mi ha fatto la diagnosi e questo non va bene. No? Vero Bartolomeo? Lo dico chiaramente qui perché è importante questo concetto. Bisogna sempre stare attenti a quello che si dice. Quindi abbiamo bisogno di questa medicina personalizzata, predittiva, preventiva e partecipativa, che ci permette, come tutti noi sappiamo, di conoscere questi fattori. È chiaro, tutti sanno, noi partiamo dal capello, dal bulbo del capello, da questo importante biomarker che ci permette di avere dei report personalizzati, specifici, orientati alla persona, e ogni report può essere utilizzato veramente in un aspetto, in una proiezione multidisciplinare straordinaria. Cominciare da quello più importante, che è sul sistema immunitario, che è più indirizzo medico, da quel report per rigenerare le cellule, il report per gli sportivi, il report per i bambini. Ragazzi, è un test straordinario quello per i bambini, che potete fare prelevando il bulbo del capello e la saliva. Vi ricordo, e molti mi hanno chiesto, perché anche la saliva? Perché fino ai 12 anni le informazioni che prendete solo dal capello sono anche quelle della madre. Quindi è importante nei bambini da 1 a 12 anni prendere anche la saliva. È chiaro che avete delle informazioni anche senza saliva, ma siccome è stato fatto e costruito tenendo conto di questa importante opportunità che abbiamo di avere più informazioni possibili, fatelo con la saliva anche per i bambini. E questo, come sapete, ci permette poi di lavorare da lì, dal momento che noi facciamo il test, nei prossimi 90 giorni. Ci tengo a ripetere delle cose. S-Drive ci fa una fotografia di come sta quella persona e quello che noi dobbiamo fare nei prossimi 90 giorni. Gli atleti possono fare il test anche ogni magari 15, 30, 60 giorni. Gli atleti hanno un metabolismo diverso. Difatti, Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain fanno questo test e lo usano anche prima e dopo gli allenamenti per preparare la stagione e durante la stagione. Il piano nutrizionale
dei 90 giorni. Perché 90 giorni? Perché ci permette di andare di passo, pari passo alla rigenerazione di nuove proteine, nuovi enzimi e nuovi ormoni. Quindi rigenerare le cellule gradualmente. Ricordatevi che dovreste riuscire a trasmettere l'importanza di fare questo test almeno per un anno, perché in questo modo guidiamo una rigenerazione ottimale della cellula in maniera sana. Alla fine S-Drive cos'è? È stato progettato per operare come guida, come una sorta di GPS che consente di prevenire piuttosto che curare. Come vedete, ancora una volta vi dice che non è un strumento di diagnosi. Attenzione, in questo caso, leggete bene questo documento che poi vi manderò, così lo avete. Ci sono vari gradi di sensibilità, e lo sapete. E quindi il report fornisce elementi chiave rispetto alle cause delle ricadute, per esempio. Quindi può essere veramente utilizzato a scopo preventivo, predittivo, di supporto. Ancora, queste sono cose che poi vi leggete con calma, tanto quello che voglio fare questa sera è andare proprio nel pratico, perché è quello che mi avete chiesto. Ecco, questo è il test, il check-up iniziale. Vi consiglio di stamparvi questa pagina e farla riempire tutte le volte che fate il test, prima di fare il test o dopo fatto il test. Però, insomma, questo è fondamentale per avere poi una fotografia di come il paziente stava al T0, è fondamentale. E da oggi lo abbiamo anche online. Mi sentite tutti? Bartolo, mi senti? Sì, assolutamente, sì. Ok, no, perché alcuni non mi sentono, allora ci tenevo a capire se... forse adesso va meglio. È chiaro, no? Ora, sì, per tutti. Va bene. Allora... Forse c'è stata per un attimo è andata via. Ah, ogni tanto a tratti, vabbè, scusatemi un attimo. Allora, il test S-Drive nasce da questo concetto. Vi mette in risalto i fattori, soprattutto dei sistemi dove la persona ha delle priorità che vengono evidenziate. Vedete, in questo caso, questo è un esempio, sistema adrenergico, l'equilibrio microbico intestinale, la sintesi proteica e il metabolismo degli zuccheri. E nei fattori della panoramica per un benessere ottimale dovete sempre iniziare dalle priorità. Se S-Drive vi dice che la sua priorità è 1, è sfide ambientali e come vedete è P, priorità. Al secondo posto ci sono le vitamine, al terzo posto le interferenze a campi magnetici, al quarto posto gli acidi grassi essenziali, al quinto posto i minerali. Secondo chi ha concepito questo strumento, queste sono le cose da dove porre attenzione e da rimediare. Quando si tratta di impatto ambientale, il presidente Lyons ci dice che questo è veramente il problema che dovete risolvere. Perché quello, pensate, nei casi di campi elettromagnetici, la sensibilità di questa persona è che lo sta sovraccaricando, no? E soprattutto il campo elettromagnetico, come sapete, inverte le potenzialità della membrana cellulare e quindi limita l'assimilazione di nutrienti. Quindi la cellula impazzisce. Quindi questa persona significa che è molto sensibile
ai campi elettromagnetici e in questo caso alle sfide ambientali. E questo poi lo porta a delle carenze. Poi magari Bartolomeo ci dirai nello specifico l'approccio clinico. Se vi dice di eliminare dei cibi, eliminateli. Questi fanno perdere energia. Non è un'intolleranza, non è un'allergia, ma secondo quello che ci dice il dottor, chi l'ha inventato questo strumento, vanno tolti. Quindi è un po', se voi andate da quelli che costruiscono la Ferrari a chiedere informazioni sulla Ferrari e poi ognuno fa come gli pare per la manutenzione della Ferrari, capite che poi se la Ferrari si rompe, il problema non è di chi vi dice come deve essere tenuta una Ferrari, il problema è di chi poi l'ha in mano, la guida. Quindi bisogna porre molta attenzione a questo aspetto di quello che ci dicono. Come funziona S-Drive? S-Drive vi dice questa informazione. Per esempio, perché questa persona ha sfide ambientali, sostanze chimiche, idrocarburi? Vi faccio alcuni esempi che dovete assolutamente chiedere poi anche ai vostri pazienti, clienti, dove vive, dove lavora, dove dorme. Ricordatevi che gli ambienti chiusi sono dalle 4 alle 5 volte più inquinati che all'esterno. Ricordiamoci che i disinfettanti si seccano e diventano polvere. Ricordate anche a chi fuma sigarette elettroniche. Magari dicono, non fumo, no, però poi svapano. Quindi anche quelle inquinano. E attenzione, i profumi, i detersivi, i disinfettanti. Ci sono tante informazioni sul report di S-Drive, nella pagina con il link che vi dice le fonti delle tossine. Però fate molta attenzione a porre delle domande giuste di come fanno il caffè, che tipi di caffè, quanti caffè. Insomma, attenzione. Dove vanno a fare sport, attività sportiva. Andare a fare attività sportiva nelle ore di punta, in bicicletta alle 8 del mattino o alle 6 del pomeriggio o nei parchi nelle ore di punta, io lo studiavo 24 anni fa, il picco di, soprattutto alla sera anche, picco di ozono, di sostanze, di accumulo di sostanze chimiche, è veramente molto elevato e poche persone ne tengono conto. Poi Bartolo ce le dirà queste cose. Attenzione alle carenze di vitamine, quando ci sono carenze di vitamine e sono prioritarie, sarebbe meglio darle, come quando si valuta l'acidi grassi essenziali, la lipidomica. Le carenze di minerali sono fondamentali. Quante volte poi magari Bartolomeo ci ha fatto porre attenzione sul ruolo dei minerali, sulle costituzioni, ma anche sul consumo di questi minerali rispetto ai metalli, no Bartolo? Poi ce lo dirai. Quindi questo è fondamentale. Ecco, due casi da valutare assieme. Bartolomeo, allora, vogliamo andare nel pratico questa sera e quindi andiamo subito a vedere questi casi. Prima poi di lasciare spazio anche eventuali domande. Bartolomeo, sei pronto? Posso condividere? Apri il microfono. Allora, il primo caso è Katia. Eccolo qua. Katia, non ti sento, Bartolo. Mi senti? Sì, alza un po' il volume. Ok, adesso ti sentiamo.
Mi senti? Vai. Penso di sì, no? Ora sì, vai. Giusto? Allora, eccolo qua. Il primo caso, Katia? Sì, Katia. Quindi paziente con sindrome fibromialgica. Sì. Quindi, come vedete, il quadro del riepilogo ci dà metabolismo degli acidi grassi, l'equilibrio microbico intestinale, sistema muscolo scheletrico e chiaramente il sistema adrenergico. Quindi se andiamo a vedere poi, se vai più giù Giorgio, che c'è la parte delle di varie, al primo posto, vedete, viene fuori un quadro di resistenza. Quindi ci sta indicando appunto una infezione silente, perché stiamo parlando di una paziente fibromialgica, e quindi il nostro compito, quando viene fuori un'informazione del genere, a me capitato tantissime volte, di andare a cercare, se possibile, anche con esami di laboratorio, ma anche con test kinesiologici o con test in qualche maniera bioelettronici, andare a capire quel batterio, quel post-virus e virus a che cosa si riferisce. Chiaramente, quando siamo nella sindrome fibromialgica, una considerazione importante va fatta sullo spettro dei virus herpetoidi e quindi dei virus della famiglia herpetica, e quindi in questo caso vi consiglio sempre di ricercare, come abbiamo fatto anche nel caso di Katia, di ricercare, andare alla ricerca dei vari anticorpi e soprattutto di quelle che sono le riattivazioni virali. Chiaramente è importante perché qua parliamo chiaramente di una flogosi immunitaria di tipo TH1, perché quando noi abbiamo praticamente l'evidenziazione di batteri, di post-virus e virus, si attiva dalla differenziazione che interviene in questo caso a livello delle strutture della barriera intestinale, come veniva segnalato prima, no? E praticamente interviene un'attivazione del GALT, del sistema immunitario del tessuto linfoide associato alla mucosa intestinale, che diventa una sorta di sistema centralizzato che poi in qualche maniera attiva una risposta infiammatoria a distanza nei sistemi correlati. E in questo caso, diciamo, l'informazione è chiara, muscolo scheletrico, se vedete nel riepilogo c'è scritto apparato muscolo scheletrico, quindi andare a valorizzare questo dato è fondamentale, perché nel momento in cui noi, allora, abbiamo a che fare con un GALT attivato, noi dobbiamo andare a spegnere questa attivazione. Come si attiva in questo caso il GALT? Si attiva grazie al tessuto linfoide e quindi chiaramente la possibilità di andare ad abbassare la scarica TH1, che ricordatevi è collegata a delle importanti citochine infiammatorie, fra cui l'interferon gamma, il TNF, l'interleuchina 2, e quindi sono delle citochine che creano i tipici sintomi che sono propri anche, diciamo, nell'ambito della manifestazione fibromialgica, senza nulla togliere poi ad altre correlazioni che possiamo andare a vedere, per esempio nell'ambito anche degli aminoacidi che vengono segnalati in seconda istanza, perché c'è la glicina e quindi quando il test vi indica glicina dobbiamo pensare a una problematica nell'ambito della glicazione, ma anche una problematica nell'ambito di tutti i processi anche collegati alla formazione di sostanze glicidiche, per cui chiaramente considerate anche il tessuto connettivo che è ricco di glicosaminoglicani e di vari polisaccaridi, quindi chiaramente un segnale ve lo dà anche in questo caso il test, così come l'arginina.
la dovete valutare, essendo un test informazionale, REST Drive, come un collegamento soprattutto con l'ossido nitrico. E quindi probabilmente anche nell'ambito della sintomatologia fibromialgica dà un contributo lo stato di acidosi, che viene ad essere confermato anche dalla carenza, in questo caso, dell'alanina, che è importante metabolita per formare, per esempio, la carnosina, a sua volta fondamentale per il recupero, diciamo, post-acidogeno, e viene utilizzato, infatti, la beta-alanina, la si utilizza, per esempio, anche negli atleti per poter aiutare come pre-workout. Può essere usato, per esempio, l'ho usato anche nei calciatori, da un sintomo particolare a beta-alanina, se viene usato e non viene accelerato il metabolismo con la prestazione, da prurito, perché stimola molto l'istamina. E quindi anche queste indicazioni possono essere utilizzate moltissimo, così come le indicazioni successive, quelle degli acidi grassi, che nell'ambito del riepilogo vengono messi al primo posto e qui invece nell'ambito degli indicatori sono al terzo, vi dice che la carenza degli acidi grassi, della funzione, soprattutto un'azione di tipo neurotossico, perché la carenza di acido alfa-linoleico, che è un omega 3, e di DHA, che è un altro omega 3, sono delle carenze che sono molto tipiche dei soggetti che hanno neurotossicità. E peraltro viene confermato questo dato successivamente anche dalle interferenze elettromagnetiche. Sappiamo bene come l'aspetto eterico dei campi elettromagnetici possa interferire in soggetti particolarmente sensibili con le strutture neurosensoriali dell'organismo. E allo stesso tempo l'azione tossica dei metalli è un'azione chiaramente che deve essere tenuta in considerazione in una sindrome fibromialgica, e come vedete, quindi avete più correlazioni, perché nel fibromialgico che cosa succede? Tendenzialmente lì vi può aiutare molto la struttura costituzionale. Se siamo di fronte a un sulfur magro, un sulfurico magro, io conosco molti fibromialgici, ne ho curati nell'ambito, li ho seguiti nell'ambito dei miei anni di carriera, e vi dico che la strutturazione più frequente nei fibromialgici sono le strutturazioni sulfuriche e sulfur magre e fosforiche, che sono quelle più reattive, quelle più yang, quelle più simpaticotoniche, dove c'è anche una certa attività connettivale. Quando avete a che fare con i metalli tossici, dovete pensare a tre sedi tipiche di accumulo. Perché? Perché se il test drive sta segnalando metalli tossici, vi sta dicendo praticamente che l'organismo ha una incapacità di eliminazione. Cioè, voi potete lo stesso trovare metalli tossici in un organismo e non essere segnalati dal test. Ma il test in quel caso vi segnala, che ne so, zolfo, selenio, vi segnala manganese, vi segnala zinco, vi sta segnalando dei micronutrienti oppure anche degli antiossidanti che l'organismo utilizza come chelazione dei metalli tossici. Quando invece vi viene l'informazione diretta a metalli tossici, voi dovete pensare che c'è una sorta di stoccaggio in una sede specifica. E i tessuti dove stocca facilmente il metallo tossico sono tre. Sono il tessuto adiposo, il tessuto connettivo e il tessuto nervoso. Quindi qua siamo di fronte a due di questi tre, perché la paziente, anche il fatto che molti pazienti poi, e questo ce lo insegna molto bene, anche è stata brillante la relazione che Mauro Mariani ha fatto a Montecatini, il body barder, no? E vi dico, è importante capire questo overtraining del sistema, perché noi qui attraverso questo schema, questo semplice schema, abbiamo fondamentalmente una serie di correlati su cui poter intervenire per poter aiutare un fibromialgico a stare meglio. Poi chiaramente, Giorgio, se tu vuoi scorrere anche nelle slide successive, puoi andare a pagina 5, un momento che vediamo la situazione del sistema immunitario di Katia, che chiaramente ci dà un valore. Questa è la pagina 4, la successiva, gentilmente. Nella successiva, però già da quella prendete spunto. Allora, qui avete praticamente un quadro, vedete il valore più elevato che vi dà nell'ambito dell'azione sul sistema immunitario, vedete?
è il numero 20. Il numero 20 riporta soprattutto elettrosensibilità. E beh, ricordatevi che la fibromialgia rientra in parte in quella grande mappa di patologie nosologicamente non identificabili, no? Quelle patologie delle persone diverse, delle persone che vanno nelle varie sedi a cercare aiuto, ma non si riesce mai a trovare un aiuto serio, se non attraverso una modulazione sistemica e un intervento, diciamo, poliedrico, anche di più figure professionali insieme, e vi garantisco che si può fare molto sui fibromialgici. E in questo caso, vedete, noi abbiamo un'informazione importante, cioè il test ci dice che il sistema immunitario del paziente è molto turbato dall'elettromagnetismo e soprattutto dai metalli tossici. Quindi abbiamo un'informazione molto importante, cioè se noi andiamo a ridurre il carico di metalli tossici tendenzialmente vengono ad essere, diciamo, attivati dal disattivati, scusatemi, dal TH2, dal linfocita TLR2. Quindi siamo di fronte a una sorta di invecchiamento strutturale in presenza di metallismo, di un'informazione anossica. Cioè, quando trovate metalli, i metalli, per esempio in omeopatia, si inquadrano molto bene, i metalli tossici, nella costituzione fluorica. La costituzione fluorica, ricordatevi, o l'atteggiamento luetico, è un atteggiamento su una base ipossica cronica. Quindi, indirettamente, il test vi sta dicendo fornite ossigeno. Fornite ossigeno cellulare. Fornite ossigeno perché non siamo in una fase di patologia reattiva o esudativa, no? Come ci insegna l'omotossicologia, una fase psorica. Qui siamo in una forma già di deposito impregnazione, dove praticamente abbiamo una sindrome, no? Che può essere inquadrata anche nell'ampio campo delle sindromi da sensibilità chimica multipla, no? Dove praticamente stiamo già in un danno da impregnazione, da danno quasi cellulare, da danno in cui è coinvolta la membrana, ce lo dicono gli acidi grassi che vengono riportati al primo posto, quindi c'è una vicariazione progressiva che sta portando a un danneggiamento cronico del sistema e quindi sta portando a una malattia cronica. Quindi il test va analizzato anche attraverso questi aspetti, è quello che abbiamo fatto insieme a Giorgio in questo caso, cioè aiutare questa persona anche orientandola, e chiaramente io non è che voglio fare pubblicità al self food, però se noi dobbiamo pensare a un danno ipossico cronico su un terreno di tipo, che ne so, sulfurico, dove l'ossigeno è l'elemento fondamentale, vitale, e quindi se c'è un'inversione neurovegetativa, se c'è un'inversione TH1-TH2, se c'è un'ipossia cronica con uno stato di acidosi, noi nel soggetto fibromialgico possiamo lavorare su vari elementi, non trascurando chiaramente l'importanza della neurotossicità. Quando noi parliamo di neurotossicità e parliamo anche di sistema nervoso centrale, parliamo poi anche di tutto quello che passa attraverso il sistema nervoso centrale. E quindi una sorta di neurite tossica che può anch'essa condizionare un'incapacità di risposta dei vari biofeedback che l'organismo mette in atto quando deve andare ad attuare un meccanismo compensatorio nei confronti di una flogosi. Se io ho un atleta della mia squadra, e a proposito, Giorgio, non solo il Barcellona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, ma il nostro Monopoli, possiamo dire nostro, visto che anche quest'anno mi ha regalato un sacco di bulbi, è al secondo posto, quindi ci fa onore perché al primo posto è il Bari, in Lega Pro, noi siamo al secondo posto e stiamo avanti a squadre storiche come il Palermo, il Catania e tante altre squadre che chiaramente spendono molti più soldi di noi. Quindi questo ci fa onore perché sono comunque già 20 partite e stiamo lavorando bene, abbiamo utilizzato ottimamente le informazioni che abbiamo preso dal bulbo fatto a settembre, dove l'integrazione quest'anno specifica è stata molto utile per gli atleti, perché molti di loro hanno avuto un rendimento superiore alla media degli anni precedenti. E visto che noi siamo un laboratorio nella nostra città, lavoriamo in cooperazione con le altre figure, vi garantisco che per noi è già stato vinto il campionato. E comunque vi dico,
andiamo a vedere la pagina numero 7, quella dell'intestino, della barriera intestinale, e anche qui, vedete, vi viene fuori la problematica connessa con l'ambiente intestinale e quindi con i metalli tossici. E io vedrei anche la pagina delle resistenze, Giorgio, per valorizzare anche i dati che vengono fuori, oltre che chiaramente la pagina dei metalli e quindi delle problematiche qui, no? Ambientali, perché se scorri... No, scorro. Qui vedi c'è il discorso dello iodio, del metabolismo anche della tiroide, no? Cioè, la tiroide, quando parliamo di acidosi, di iperparatiroidismo compensatorio con ipotiroidismo funzionale, è chiaro, siamo in un fibromialgico dove i setting su cui cooperare sono tantissimi, ma non va sottovalutato il GALT, cioè non va sottovalutato il MALT, non va sottovalutato il tessuto infiammatorio che si genera nelle cellule linfoidi, assolutamente, in un fibromialgico. Si fa un lavoro sul connettivo, si fa un lavoro sulle membrane cellulari, si fa un lavoro sulla neuropatia, neurite tossica. Cioè si può lavorare su più versanti, anche con diverse tecniche energetiche. So che tra di voi ci sono tanti naturopati, qui gli acidi grassi che dimostrano proprio l'attivazione di due grosse fondamenta degli acidi grassi essenziali, due grossi omega 3, l'acido alfa-linoleico e l'acido il DHA. E quindi assolutamente poter utilizzare tutte queste informazioni è un supporto notevole, perché altrimenti, diciamo, che cosa potremmo fare per un fibromialgico? Che tipo di indagini? Scusatemi, voglio dire, qui abbiamo una serie di indagini sulle quali chiaramente dobbiamo ragionare, quindi dobbiamo ragionare, perché bisogna ragionare proprio in una modalità sistemica. Quindi l'intervento che si deve fare è un intervento poliedrico, non si può pensare solo di lavorare su un fibromialgico solamente su un versante, e certamente quello di metalli tossici può essere chiaramente un settore importante su cui intervenire. E poi passiamo anche alla pagina successiva, quello delle resistenze, e qui, come vedete, il quadro è un quadro misto in cui virus e post-virosi prendono il sopravvento come fetta, e quindi il mio invito è andare a cercare anche nell'ambito dei batteri. Una cosa che vi consiglio: andate a dosare il TAS, il titolo anticorpale antistreptolisinico. Allora, se mi permetti, ti faccio una sorpresa. Sì. Ti faccio una sorpresa. Guarda, sì. Avete visto la situazione di questa persona? Sì. Sì. Guardate. Guardate, non c'entra niente questo. Mica ha chiuso prima, no? Dove l'ho messo? Ah, eccolo qua. Casi da voltare. Guarda cosa è successo. Che cosa, Giorgio? Hai avuto i risultati? E li posso, riusciamo a leggere? Perché io non li ho visti, io li avevo consigliati, però non li ho visti. No, guarda. C'aveva il citomegalovirus, l'herpes attivato. Ma lei non sapeva di aver avuto niente. No, e poi... Mi ricordo quando facemmo l'anamnesi, tu mi dici... No, non è quella là, è un'altra questa. Ok. Quindi è seguito anche... Vedete qui anche l'Epstein-Barr attivato e anche l'altro sotto attivato. Quindi con valori abbastanza importanti. Sì. Quindi anche il citomegalovirus. Vabbè, diciamo una serie di informazioni. Ricordatevi che per l'attivazione dell'Epstein-Barr dovete, quando trovate due tipi di anticorpi, si dosano tre tipi di anticorpi per l'Epstein-Barr. Mentre per gli altri vi possono bastare le IgG e le IgM,
per qualcuno bastano anche solo le IgG. Quando andate a dosare l'Epstein-Barr, a consigliare, andate a fare sia l'antigene Early, EA, si chiama antigene EA, sia l'antigene capsidico, il VCA, sia l'antigene nucleare. Se trovate tutte e tre presenti, quella è una reattivazione forte. Se invece ne trovate due, dovete andare a vedere il valore assoluto. Cioè, se voi trovate, vi faccio un caso ultimo che ho avuto un'imprenditrice del mio settore, noi siamo pieni di masserie di agriturismo nel mio territorio, un territorio turistico, che grazie a due amici di Roma, che sono due naturopati, che sono venuti a trovarmi per fare per ripetere dopo un anno il test del bulbo, chiaramente sono stati ospitati in questo resort e la sera, parlando del più del meno, hanno parlato con la direttrice. La direttrice è venuta in studio da me perché soffriva di stanchezza cronica, 38enne, dall'età di 32 anni, praticamente un po' prima del suo parto successivo, che è avvenuto a 34 anni, quindi non correlato direttamente a esiti anche del post-parto. E in questa ragazza, che ora sta benissimo, in questa signora, no? Che sta benissimo, grazie al TSS Drive abbiamo trovato, era una fosforica, questa ragazza, questa signora, una fosforica piena, no? Abbiamo trovato un'attivazione del virus di Epstein-Barr con, credetemi, con tre semplici prodotti, di cui tre semplici, diciamo, prodotti di drenaggio, semplicissimi, in cui ho drenato milza, sistema nervoso e tessuto linfatico. Poi self-food e poi un prodotto di microimmunoterapia, questa signora ha risolto il problema. Quindi noi abbiamo il dovere, ancora di più oggi, in questo periodo di lungo stress, di andare a valorizzare l'immunodepressione che abbiamo ricevuto tutti quanti per il tipo di attività che abbiamo, diciamo, non svolto, e quindi il blocco che abbiamo avuto, tutto ciò che è successo, e quindi il TH1, ricordatevi, è la TH1, la branca più giovanile, la TH1 è la branca più vivida, la TH1 è la branca del sistema immunitario che si collega all'attivazione autoimmune organo specifica e quindi delle patologie tipicamente giovanili. Qual è un'attivazione autoimmune organo specifica? Per esempio il diabete magro del bambino, del ragazzo, del giovane. La tiroidite autoimmune di Hashimoto o alcune forme organospecifiche come può essere per esempio anche la sclerosi multipla, che non viene sicuramente a un novantenne. Quindi dobbiamo pensare che il TH1 in quest'epoca, dove c'è stata anche meno circolazione di ossigeno perché c'è stato anche meno movimento, il TH1 è stato un po' debilitato. E quindi ci troveremo ancora sempre di più persone, poi abbiamo anche il contributo dei vaccini, ci troveremo sempre più persone a cui dobbiamo andare a studiare tutta questa attivazione post-virale. Io ve la consiglio, perché se una persona non sa di aver avuto l'Epstein-Barr e si trova l'EBNA come anticorpo 700 volte superiore il valore limite, c'è qualcosa che non va. C'è un meccanismo che si chiama epitopico, cioè legato a degli epitopi. Gli epitopi sono di due nature, sono sia conformazionali e sia degli epitopi invece lineari, cioè caratterizzati solamente da una sequenza di aminoacidi. In questo caso questo tipo di epitopo, l'EBNA, trasforma praticamente l'informazione dell'antigene del nucleare del virus Epstein-Barr in un'informazione che è metafocale, cioè trova una similitudine con tante strutture. Ci sono le sette malattie che hanno studiato grandi studiosi americani, canadesi, collegate praticamente all'attivazione del virus di Epstein-Barr, e sono la sclerosi multipla, la tiroidite da Hashimoto, la celiachia, il diabete mellito di tipo 1 chiaramente, la rettocolite ulcerosa, il morbo di Crohn e l'artrite psoriasica. Quindi
dovete pensare che anche la sindrome fibromialgica rientra in questo campo, però con una componente non solo TH1 ma anche TH2, che è testimoniata anche dal fatto che c'è uno sbilanciamento del sistema verso anche un'iperproduzione di cortisolo, e quindi chiaramente abbiamo proprio un'inversione neurovegetativa, anche spesso con uno switch del cortisolo in questi pazienti, con tante altre problematiche. Per cui vedete, dal test del bulbo potete prendere una serie di informazioni e poi trasformarle. Mi fa piacere che Giorgio, attraverso appunto il test, abbia fatto fare quel prelievo, e sicuramente la signora sarà molto contenta, perché riuscire a scoprire queste cose è importante, perché si potrebbe effettivamente migliorare la qualità di espressione biologica di quel sistema e portare a migliorare la qualità di vita di questi pazienti che purtroppo, guarda, questa sono condannati. Bartolo, questa, tra l'altro, voglio dirti questo, questa paziente è naturalmente seguita anche dal medico, ha seguito questi consigli, ha iniziato a prendere Cell Food, Bioenergen, le carenze specifiche, e ha incominciato veramente in pochissimo tempo. La risposta è veloce. Ha detto: io in 15 giorni sono rinata. E infatti gli ho chiesto proprio se potevo, insomma, divulgare questo test, mi ha dato il suo consenso, quindi insomma è contentissimo, ecco. Sta migliorando sempre di più, ha detto sto pregando, perché bene come adesso non lo sono mai stata. Interessante. Importante. Sì, perché tu poi mi avevi detto, in questi casi, no, Bioenergen 20 gocce 3 volte al giorno, come sì, assolutamente, pulizia. Per lavorare sulla barriera intestinale, eccezionale. Sì. E poi, insomma, tenete presente queste proprie informazioni che vi dà. Se avete bisogno, vedete qui i link, no? Campi elettromagnetici, tossine, andate, cliccate, cercate di stampare anche quelle sulle tossine, magari le consegnate ai vostri pazienti, clienti. È fondamentale proprio dargli tutto il supporto possibile. Ricordate che avete un comitato scientifico a disposizione, medici che possono parlare con i nostri medici, quindi insomma avete tutto quello che vi serve. Qui c'è tutte le carenze nutrizionali e i cibi dove li può trovare. Ricordatevi che dai cibi poi deve togliere quelli che vi dite che non può mangiare, e potete costruire, soprattutto per i nutrizionisti, veramente qualcosa di straordinario come supporto dietetico, no, Bartolo, in questi casi. Allora, passiamo all'altro caso, Bartolo. Sì, diciamo che quando, ve lo dico per esperienza, quando riscontrate valori elevati di anticorpi contro le BNA, va ridotto assolutamente il glutine. Il glutine ha una, cioè il glutine, alcuni aminoacidi del glutine hanno una similitudine epitopica con le BNA, con l'antigene nucleare dell'Epstein-Barr. Ecco perché noi abbiamo anche tantissime gluten sensitivity, perché è una sorta di reattività crociata che si attiva. Quindi il consiglio che vi do, se trovate poi, grazie anche all'ausilio del test, questo tipo di anticorpo espresso con valori elevatissimi, cosa che vedrete, troverete spesso, è abbassate anche il carico di glutine. Avrete risultati sorprendenti, al di là di tutti i consigli poi che vengono fuori dal prospetto nutrizionale che l'S-Drive offre sui vari aspetti. Grazie Bartolo. Allora, vi faccio un altro caso importante che gli abbiamo cambiato la vita. Eccolo qui. C'è quello che è successo, è che vi dico subito che questa persona, adesso lo vedrai Bartolo, ha fatto anche il vaccino,
e quindi aveva fatto un test, stava mettendo tutto a posto, poi ha fatto il vaccino e insomma le cose sono un po' peggiorate, però guarda cosa è successo qua, guarda la pagina 3. Detossificazione, muscolo scheletrico, sistema ormonale, metabolismo di acidi grassi e i cibi. Guardate i cibi, come dicevi tu, grano, no? Guardate, Bartolo. Sì, l'ho visto. Sì, poi se passi alla parte, questa signora, i sintomi che aveva era, mi sa, gonfiore addominale, no? Bravo, molto gonfiore e intestino. Questa è la signora imprenditrice, sì, mi sa. Sì. Mi chiamasti da Rimini, mi sa. Con sì, che gli avevi risolto, gli avevi già risolto il problema. Sì, ha fatto il vaccino. Sì, mi ricordo. Poi purtroppo ha fatto il vaccino e è riattivato tutto, ha scatenato l'inferno. Sì, diciamo che anche in questo caso abbiamo una serie di informazioni. Guardate l'immunitario, guarda. Certo, cioè, l'immunitario è elevato come valore. Beh, vabbè, considera che c'hai 18, ma questa persona è anche ossidata. C'ha 26 di valore come antiossidanti e poi abbiamo 18 fra parassiti. Ha fatto il vaccino poco prima, guarda qua. Sì, sì, al di là del vaccino, diciamo, i dati da sottolineare, quando voi avete come indicazione nel riepilogo sistema di detossificazione, chiaramente dovete andare a comprendere, allora intanto accompagnato anche da un alterato meccanismo, se vai alla pagina 7, stavi, no? Mi sa, all'intestino, no? Sì. Nell'intestino, nella barriera intestinale, se gentilmente vai a pagina 7, Giorgio. Eccolo qua. Parliamo un po' più, ecco qua, vedete? Funghi e parassiti. Allora, è importante una cosa. Quando voi trovate funghi e parassiti, no? Allora, funghi e parassiti, possono coesistere in due sedi differenti della barriera intestinale. In particolar modo, soprattutto nei soggetti che soffrono di sindrome della valvola iliocecale. Allora, in questi casi, io vi consiglio, perché questa è un'informazione dicotomica, ok? La troverete molto associata a un minerale. E se andate a vedere nella pagina di minerali, è il litio. Quando troverete associato il litio a parassiti e funghi, siete di fronte a una deconnessione interemisferica, cioè i due emisferi, destro e sinistro, non si accordano. Questo è molto tipico in soggetti fortemente stressati ed è molto tipico in soggetti che hanno anche, in qualche maniera, un conflitto continuo con la realtà che vivono. Al di là del fatto che poi la somatizzazione è nel cervello di pancia. E nel cervello di pancia il segnale che trovate, quando trovate insieme funghi e parassiti non possono coesistere nello stesso ambiente. Peraltro il tipo di risposta biologica ai funghi e parassiti è completamente opposta, perché contro i funghi il sistema si attiva con una risposta di tipo TH1 e anche CD17. Allo stesso tempo avete anche la risposta TH2 antiparassitaria. Che cosa dovete andare a valorizzare in questo tipo di pazienti? Infatti questa paziente aveva la pancia gonfia. Le problematiche della valvola iliocecale. La valvola iliocecale è spesso disturbante l'equilibrio microbiotico. O in apertura o in chiusura, essa determina meccanismi di putrefazione e di fermentazione abnormi. Quindi l'indicazione che ci dà il test è di andare da un lato ad operare in una ricombinazione dell'equilibrio microbico, dall'altro anche di andare a disintossicare e quindi come sistema di detossificazione
scegliere un organo importante che viene indicato soprattutto da alcune componenti che sono qui indicate fra gli antiossidanti, che sono il selenio, il sulforafano e anche soprattutto la vitamina E. E quindi la disintossicazione deve intervenire soprattutto in questo caso sul fegato. Al di là del fatto che qua stiamo in una condizione peraltro di acidosi, e lo potete valorizzare questo perché c'è una problematica di inversione a livello dei micronutrienti, dove viene indicato calcio, boro e selenio, c'è una condizione di iperparatiroidismo che viene anche indicato nel riepilogo quando parla di sistema muscolo-scheletrico e vi sta dicendo che in questo soggetto di costituzione fosforica lo stato di acidosi sta andando a denutrire il sistema muscolo-scheletrico. Da un lato attraverso una tossicità sul metabolismo anabolico dell'osso, dall'altro su un'azione di tipo tossico-acidogeno sul muscolo, perché il fegato sapeva l'attività dei muscoli che potete prendere qui e ci sta molto anche con l'azione tossica del vaccino in questo caso. Epilogo, al primo posto vi mette detossificazione, quindi vi sta dicendo andate a detossificare che cosa? Andate a vedere gli antiossidanti e vi dà tutti gli antiossidanti che indicano un'azione di difficoltà nella gestione delle due fasi di detossificazione epatica che si chiamano fase 1 e fase 2, che vengono molto coordinate dalla vitamina E, ma anche molto, diciamo, orientate dal selenio e dallo zolfo, che come sappiamo è un metabolita, è un minerale molto attivo, soprattutto sul fegato. In più, il fatto che, diciamo, nell'ambito delle resistenze vi venga segnalato questo dualismo, ancora di più vi deve andare a vedere, dovete andare a vedere la parte duale dove sta. Allora, se sta nel cervello di pancia, perché la valvola iocecale? Che fa la valvola iocecale? È una valvola che funzionalmente è integrata a due componenti. All'intestino tenue, praticamente, e parliamo di intestino tenue ileo, ok? Il cieco. Quindi siamo di fronte, vi correlate con la medicina cinese, a due elementi, elemento fuoco ed elemento metallo. Cioè in quella valvola c'è un passaggio fondamentale. È un passaggio fondamentale anche di identificazione di un processo che da un lato, diciamo, cattura le sostanze buone e dall'altro elimina le scorie. Quando noi, da un punto di vista mentale, ci troviamo di fronte a dei conflitti che ci portano a condividere il dovuto e non il voluto, che ci portano a conflittualizzare con le realtà circostanti, che ci portano in qualche maniera a non essere integrati col vero sé, e quindi anche un conflitto più animico, che è molto collegato all'elemento fuoco, che è molto collegato all'energia del cuore, voi attraverso questo tipo di test potete veramente andare a valorizzare l'informazione biofisica dell'S-Drive in una chiave sistemica, in maniera tale che anche l'orientamento di tipo, diciamo, costituzionale può essere utilizzato nell'ambito dell'interpretazione per capire il tipo di sofferenza tissutale e soprattutto l'organocentrismo, qual è la parte che soffre di più. E quindi, come vedete, non è solo il leggere le varie parti ed arrivare a una correlazione solo con la parte, diciamo, integrazionale, ma anche il poter utilizzare tutta questa serie di informazioni. E io ve lo dico per esperienza, perché io tratto valvole iliocecali da più di 20 anni, e le valvole iliocecali ne trovate un casino. Se tra di voi ci sono osteopati, io lavoro nel mio centro, ci sono 3 osteopati, io lavoro con loro per resettare le valvole iliocecali, e vi garantisco che quando andate a lavorare sulla valvola iliocecale avete delle grosse possibilità di curare questi pazienti. Al di là del fatto che il lavoro con l'integrazione, con la nutrizione, con quello che possiamo fare già solamente con il nostro aiuto, può essere veramente di estremo valore per queste persone, che chiaramente poi otterranno benefici e ci ringrazieranno per tutta la vita.
Grazie Bartolo. Volevo farvi anche vedere una cosa importante. Vedete, proprio in base a quello che ci diceva Bartolomeo, questa persona tra l'altro è una grossa manager, ha un'azienda che pensate fa più di 160 milioni di euro di fatturato, quindi ha un'esperienza, ricordavo bene. Ha una responsabilità enorme, è giovane, ha preso in eredità la gestione di questa azienda dal padre, molto insomma, però pensate anche all'intelligenza del padre di fidarsi dei figli anche giovani, no? Quindi pensate alla responsabilità, si vede, però come ci diceva anche quindi questo somatizza nell'intestino, no? Nel cuore. Ma poi il ruolo, Giorgio, il ruolo maschile, una donna, ruolo maschile. Che litiga con il ruolo di mamma, perché c'ha due figli piccolini, con tre figli, quindi pensate come deve giostrare la cosa. E come vedete, come ci ha detto anche Massimo Spattini l'ultima volta, attenzione, vedete, guardate ancora una volta chi fa il vaccino, guardate subito sistema cardiovascolare, sistema cardiovascolare e sistema immunitario. Ma ormai abbiamo centinaia di questi test che dopo il vaccino ci evidenziano questa sofferenza. Ma a proposito di quello che ci stavi dicendo tu, a parte questa, vedete anche glutine, infatti proprio oggi quando gli ho chiesto se potevo parlare del suo caso, mi ha detto: Giorgio, da quando mi avete tolto il glutine mi è cambiata la vita. Come dicevi tu, no Bartolo? Quindi, ma guarda nel cuore, guarda anche la metilazione di quello che dicevi tu oltre il sulforafano, che dicevi il fegato prima. Giovane, guarda, metionina, ancora una volta un'altra conferma. E qui io gli farei fare anche un'omocisteina. Cosa ne dici, Bartolo? Certo, assolutamente. Sì. Infatti, valorizzare l'informazione del rischio. Sì, ma anche la metionina, tutte queste indicazioni, è normale che andate a vedere la funzione. Qua per esempio il same potrebbe andare bene anche. Esatto, sì. Perché viene fuori, c'è litio, c'è comunque litio. Quando c'è litio, pensate, i due emisferi sono destra e sinistra, non è che sono proprio in accordo. Quindi valorizzatelo quel dato e fate esperienza, cioè... Da questo mio suggerimento, quando vedete litio, andate a vedere il vostro paziente che cosa che non è, diciamo, in coerenza, no? E guardate, importante, perché la coerenza, se non viene vissuta bene a livello intestinale, cambia il profilo e la valvola cecale, proprio un punto strategico. Bartolo, la valvola è... Ho visto che c'è Massimo Fioranelli, a livello del cuore, la coerenza crea tantissimi... L'incoerenza crea tantissimi problemi, immaginate. Quindi, siccome voglio dire, questi soggetti sotto forte stress, peraltro con costituzione magra, e quindi non hanno una grande energia del cuore, il sulfurico è uno che ha una grande energia del cuore. Fosforico è più cranico, più mentale, e quindi collegamento è l'asse intestino-cervello, che è bidirezionale, quindi dovete valorizzare più questi aspetti. Poi vedete l'impatto ambientale è importante, no? Inquinamento elettromagnetico è tutta una conseguenza. Guardate, ecco, poi le varie carenze. Andiamo a vedere i minerali. Ecco, qui magari se vuoi dire qualcosa, il boro, il calcio, il litio. E beh, quando trovate boro vuol dire che c'è un iperparatiroidismo funzionale. Se trovate selenio e calcio, il calcio è collegato con l'ingresso dell'ormone tiroideo nella cellula tiroidea, cioè nella cellula. Quindi quando noi troviamo lo squilibrio di calcio in presenza di boro e selenio, ci sta indicando che c'è un'inversione neurovegetativa della tiroide. E quindi quando la tiroide è in equilibrio, avete un simpatico attivato, che è molto tipico del fosforico, e un parasimpatico un po' più debole. Quando trovate questa condizione, qui siete in una condizione di parasimpaticotonia prevalente.
E quindi questa condizione in un fosforico porta a un'ipossia e a un'acidificazione cronica. E questo chiaramente dove viene vissuto? In quale tessuto? Viene vissuto nel tessuto cerebrale? Se viene vissuto nel tessuto cerebrale, automaticamente avrete dei sintomi di sofferenza cerebrale, che ne so, stanchezza, stanchezza psichica, sensazione di testa vuota, sensazione di testa pesante, barcollamento, sensazione di squilibrio, possono avere disturbi di memoria, disturbi di reattività, oppure lo trovate nel cervello di pancia. E che cosa trovate nel cervello di pancia? Trovate tutti i segnali che la pancia ci dà con i sintomi che può darci, tra cui un sintomo tipico del fosforico in acidosi è il meteorismo, è un addome meteorico. Quindi, voglio dire, ed è poi difficile da lavorarci, perché bisogna andare a ricostruire un sacco di cose. Bisogna andare a ricostruire il microbiota, bisogna andare a ricostruire la barriera, bisogna andare a ricostruire l'ossigenazione, bisogna andare a ricostruire la funzionalità bilio-pancreatica. È un lavoro abbastanza corposo, nel frattempo che si vive, e quindi nel frattempo che si vive e ci si stressa. Quindi, poi il litio, ve ne ho parlato, quindi come vedete, i micronutrienti. Poi chiaramente, se qua siamo di fronte a un soggetto più fosforico, i minerali sono importantissimi come indicatori, perché il fosforico è un soggetto che risente moltissimo dell'azione mineralica. Se siete di fronte, per esempio, a un carbonico, già il carbonico, i minerali hanno un'azione meno, diciamo, pregnante. Qui invece siete di fronte a un soggetto più magro, più sottile, e quindi i minerali sono interessanti nella chiave di lettura sistemica che vi ho dato, e che comunque noi, molti di voi fanno la scuola di alta formazione, sapete, noi spieghiamo molto bene anche durante i vari corsi che facciamo nella scuola di alta formazione. Grazie caro Barto. Ancora due o tre cose su queste indicazioni. Vedete, beh, qui l'omega 3. Naturalmente quando è contornato potete metterlo a posto con l'alimentazione, magari questa persona non mangia abbastanza pesce, comunque direi che con quell'intestino poi le cose vengono assimilate molto male, giusto Barto? Questa è proprio infiammata, vedete il sistema antiossidante subito da mettere a posto. Ricordatevi che la capacità antiossidante, se hanno messo questo dato sulla situazione antiossidante, è perché è fondamentale la capacità antiossidante di una persona per contrastare e modulare l'eccesso di radicali liberi che certamente produce in un, pensate, un manager, un atleta, una persona sotto stress, con il danno ambientale. Quindi anche per rimuovere le tossine è fondamentale avere una capacità antiossidante che funziona. Vi ricordo che noi vi abbiamo fornito di questo strumento, come vedete, che è Epigenetica Digitale, il modulo di nutrizionale di formazione, dove ci sono tutti i riferimenti delle vitamine, i minerali, il ruolo delle vitamine e minerali. Basta farne richiesta, se non l'avete, ve lo mandiamo, con tutte le informazioni anche che si è messa a disposizione Ilaria Carbone con questo straordinario manuale del ruolo delle vitamine e dei minerali. Perché, e poi, come dice sempre Bartol, bisogna studiare, vero Bartol? Bisogna studiare. Sì, ma in questo caso è importante l'azione degli antiossidanti, che te la mette come prima, se vedi nel pannello iniziale, no? Sì. Perché siamo di fronte a una costituzione iperossidativa. Cioè, il fosforico, no, è un iperossidativo, quindi tende ad essere in uno stato di riduzione, quindi ancora di più dobbiamo intervenire sull'antiossidazione. Cioè è importante come informazione, cioè ci sta segnalando un invecchiamento biologico, però specificatamente ci sta anche dicendo su quale sistema dobbiamo andare a lavorare, e qua soprattutto è cervello, fegato, capito? Cioè bisogna andare a vedere selenio. Quindi tiroide ne abbiamo parlato prima, no? Ma qui, se tu pensi antiossidante, eh beh, il selenio, voglio dire, c'era un grande prodotto della Guna, quando io ho fatto le scuole Guna negli anni 90, ho visto che c'era la grande dottoressa Tamburlin fra i partecipanti di stasera, la saluto,
ma il Selenium Compositum era un riattivatore delle funzioni cerebrali. Quindi prendiamo queste informazioni, queste microinformazioni, le mettiamo per insieme. Per quello che è stato inserito, è stato aggiunto a Cell Food del Selenium proprio per la sua azione. Certo. Perché un cervello trofico, no? È chiaro che un cervello disorientato, in disarmonia, è un cervello che va riarmonizzato. E beh, abbiamo tante tecniche, e nella scuola parliamo di biofisica, ci abbiamo i campi quantici, ci abbiamo la cromoterapia, ci abbiamo le tecniche biofisiche, possiamo andare a lavorare con tante possibilità sul reset di questi sistemi, soprattutto in soggetti fortemente stressati, perché sennò la soluzione non è solo la nutrizione o solo l'integrazione. La soluzione è centralità del paziente e comprendere poi anche attraverso questo strumento quali sono le meiopragie e sulle quali lavorarci con quelli che sono degli strumenti importanti che abbiamo a disposizione. Guardate qui. Questa è la barriera. Sensibilità al glutine. Al grano, parassitosi, funghi e muffe, quindi in questo caso bisogna intervenire in maniera veloce. Sì, quando trovate muffe, spore e funghi, il glutine va allontanato. Ci sono delle pubblicazioni fatte sull'Lancet nel 97-98 che dimostrano che il glutine è epitopo con la parete cellulare di candida attivata. Cioè quando la candida si attiva a livello patogeno, quindi la candida, diciamo, saprofita, non crea problemi. Ma quando voi avete questo tipo di segnale, qui sicuramente c'è da lavorare su una candidosi. Ok? Allora, la candida riconosce una sequenza di 8 aminoacidi nella parete cellulare della candida attivata patogenicamente, che è in qualche maniera conformazionale all'azione del glutine. Per cui, chiaramente, automaticamente in un sistema disordinato, in cui c'è uno sbilanciamento delle due branche TH1 TH2, perché qua abbiamo sia i TH1 attivati che sia i TH2, quindi questa è in fatica cronica, cioè questa signora ha una fatica cronica a livello del cervello di pancia. Prima o poi quel cervello si sfianca. Quando si sfianca quel cervello andrete incontro alle problematiche croniche, cioè si va a esaurire un pattern di tipo energetico che porta a una vicariazione progressiva della malattia fino alla malattia cronica. Quindi questa è medicina preventiva, scusatemi, questa è la medicina preventiva che dovremmo insegnare all'università, non le chiacchiere. Sto un po' polemico oggi, scusatemi. Ah no, è questo che dobbiamo dire, è questo che dobbiamo fare, è questo a cosa serve S-Drive. Tra l'altro voglio dirti, sono felice che stanno arrivando tantissime iscrizioni al sito, hanno acquistato molti il sito, veramente sono veramente grato di questa adesione, grazie di cuore. Ecco una cosa, quando poi arrivate agli additivi alimentari e c'è una priorità, porto sempre l'esperienza, vedete questa persona talco magari può prendere dei farmaci, caramello, può bere Coca-Cola. Fateci molta attenzione, abbiamo cambiato la vita degli atleti. Guardate, calcio benzoato, acido benzoico. E stateci molto attenti, queste persone magari prendono dei farmaci per dormire, oppure mangiano dei prosciutti semi, come sapete, conservati, carne conservata, scatoline di cibo preconfezionato. E noi abbiamo cambiato la vita a molti atleti solamente andando a lavorare sugli additivi alimentari.
magari contenute in quel prosciutto cotto che pensavano fosse il cibo ottimale, migliore per la loro salute, magari prescritto, consigliato da un nutrizionista di questi prezzolati, come si dice, Bartolo, prosciutto cotto. E poi andate avanti e qui poi sono i medici del CONI, questi ragazzi, medici del CONI a cui non si può dire nulla, consigliano prosciutto cotto, salami, un po' di bresaola, tanto non c'è sale, non c'è conservanti, no? Non c'è nitriti, quindi pensate cosa possiamo fare con questo S-Dry. Poi questa pagina è sempre più fondamentale proprio per capire quali sono le fonti che stanno interferendo con la salute della persona. Studiate, leggete questo report in tutti i suoi aspetti, in tutto quello che scrivono, perché questo report è stato messo a punto e scritto dall'esperienza clinica di anni e anni. Pensate che sono oltre ormai 20 anni che da quando è stato quando è iniziata la prima sperimentazione con S-Drive, quindi pensate quanta esperienza, quanto lavoro, quanta clinica, quanta passione c'è dietro questo strumento e questo report. Fatene tesoro, usatele, leggete, documentate. Barto, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, vabbè, diciamo poi in due casi, poi ci sono chiarimenti, tramite voi l'email, voglio dire, io sono a disposizione, no? Ho già ricevuto qualche richiesta, però io penso che questi due casi clinici, che peraltro tu Giorgio mi hai girato stasera, quindi lo sai, non avevamo preparato niente. No. Sono la testimonianza che questo strumento, attraverso proprio una valorizzazione dell'olos, no? Dell'olismo, di tutte quelle che possono essere le conoscenze inserite in un sistema analogico di lettura, no? Visto stasera abbiamo presentato anche il sito, no? Può essere un test chiave, no? Che può diventare il supporto per il futuro, per poter avere un comune linguaggio, per poter mettere in atto veramente la medicina preventiva, preventiva, e portare avanti la vera rivoluzione. Perché la vera rivoluzione la otterremo quando ci uniremo e attraverso appunto l'acquisizione di un linguaggio comune potremo confrontarci con casistiche, e confrontarci con casistiche significherà portare dati, portare esempi e andare anche a confrontarci con quelle che sono proprio le debolezze dell'altro sistema, del sistema che si opporrà sempre a questa visione, perché per ottenere questa visione, come dico sempre io, bisogna studiare. E, diciamo, io appartengo a una categoria, quella medica, che pensa che una volta che è arrivato lì con la laurea e con la specializzazione, molti miei colleghi pensano solamente a utilizzare il paziente come bancomat. Io sono di una corrente opposta e quindi, per chi mi conosce lo sa bene, per cui dico Giorgio, io penso che stasera i contenuti di questa serata e soprattutto la presentazione del sito siano delle fondamenta basilari per poter portare avanti il progetto che tu hai in qualche maniera messo a nostra disposizione con tanto fervore, con tanta passione e con tanta umanità, per cui io personalmente ti ringrazio, perché questo strumento mi ha cambiato molto la mia visione professionale. Ma grazie a te Bartolo, ma grazie, ci fossero medici con questa tua visione, questo cuore, questa passione, questa competenza, professionalità. Dico che noi dobbiamo proteggere quello che stiamo facendo e ognuno di noi deve fare di tutto per proteggere, contribuire, portare casi clinici, perché noi possiamo pubblicare, possiamo portare testimonianze, raccogliete le testimonianze dei vostri clienti, pazienti, mettetele sul sito, facciamo parlare i nostri
chi utilizza S Drive. Tenete a mente sempre quello che noi possiamo fare per le persone. Possiamo veramente dare un contributo enorme. E voglio concludere con alcune slides importantissime. Alcune slides importantissime perché che sono una guida. Vedete, queste cose le sappiamo tutti, le ripetiamo. Poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, lo diciamo sempre perché moltissimi pensano di cambiare il mondo e poi purtroppo non fanno nulla per cambiarlo. Invece è sempre una goccia nel mare che fa la differenza. Quando noi incominciamo a parlare di una rivoluzione epigenetica da un punto di vista biofisico, quando incominciamo a capire che tutto questo può influenzare la salute della persona, quando noi possiamo partire dalla conoscenza che i reali rischi congeniti, la carenza di ossigeno, la disfunzione mitocondriale, le varie problematiche delle nostre cellule e non incominciamo a ragionare sul fatto che questo strumento legge a livello intracellulare, legge se vengono assimilate quelle sostanze, se le sostanze perché non vengono assimilate, perché non vengono assunte, quali sono le interferenze e i disturbi a livello psico-neuro-endocrino-emozionale. Questo è veramente qualcosa di straordinario, come ci ha appena detto Bartolomeo, sulla grande capacità che ha questo sistema di farci ragionare, di farci poi approfondire e studiare, perché si apre un mondo. E questo mondo si apre proprio attraverso questo test. Questo test è semplice: inserire i dati, prelevare 4 capelli, porli al centro della bombina di S-Drive e poi fare la scansione. Capite che è semplice. 3-4 minuti facciamo un test, 12 minuti arriva il report. Ricordatevi di tenere sempre a distanza di filo. Non tenete mai il S-Drive vicino al computer. Mettetelo a distanza di filo. Intorno al S-Drive non ci vuole nulla, né cellulari né metalli. Fate togliere tutti i metalli alle persone, mi raccomando, è fondamentale. Mi state sentendo? No. Bartolo, mi senti? Bartolo? Mi sente più? Sento male, Giorgio. Mi sentite ora? Ora sì. Ok. C'è stato un problema, mannaggia. Vabbè, questa linea a una certa ora. Ora mi senti, Bartolo? Ora bene. Ah, ok. La parte che sentiva. Allora vi chiedo scusa. Allora, quello che io dico è che questo test è molto semplice. Dobbiamo solamente fare in maniera di posizionare questi capelli al centro della bobina. Fate togliere tutti i metalli alle persone. Non tenete S-Drive vicino al computer. Allontanate la distanza di filo. Non fate in maniera che intorno a S-Drive non ci siano metalli, non ci siano interferenze. È fondamentale fare il test con metodo. E poi leggetevi bene questo documento che vi manderò, metteremo sul sito in area riservata, l'epigenetica, l'epigenoma, la rilevanza, l'accuratezza, cioè leggere bene, essere preparati, essere veramente esperti di quando si utilizza uno strumento così importante. Capire cosa significa quando S-Drive ci dà dei consigli o è una priorità. E quindi dobbiamo assolutamente entrare nell'ottica di S-Drive. Cosa serve S-Drive? Perché è stato concepito S-Drive? Vedete, qui c'è scritto passo passo perché bisogna
utilizzare un metodo e avere un metodo. Vedete come si crea un report, lo sapete tutti. Il report che possiamo avere li conoscete. Come si interpreta il report? Lo abbiamo appena detto, però seguite quello che è scritto qui, perché chi l'ha scritto, quelli che hanno scritto questo documento, sono quelli che hanno inventato S-Drive. Lo conosceranno lo strumento? Hanno creato loro gli algoritmi. Quindi, prima di formulare le proprie raccomandazioni basate sull'esperienza, è possibile rivedere i fattori di stress nutrizionali. L'intestino, guardate quello che ci dice sempre Bartol, sarà il destinatario di tutti i nutrienti, quindi partiamo sempre anche dall'intestino. Chiedo al cliente di evitare questi alimenti per le prossime 48 ore, dicendogli telefonerete nel giro di 48 ore per sapere come sta. È fondamentale seguire una persona. Ci sono, di alcuni che fanno il test e va bene così. No, bisogna assolutamente seguire il paziente. Chi fa 150 test al mese, e vi assicuro che ce ne sono parecchi, che fanno 150 test al mese, chiamano i pazienti il giorno dopo per dire se è contento, dopo 3 giorni, se sta seguendo i consigli, dopo 1 settimana, dopo 15 giorni. Poi li chiamano e li fanno ritornare dopo 30 giorni per capire come possono magari addrizzare le varie terapie o il supporto nutrizionale. È fondamentale fare questo. Quindi guardate i vari suggerimenti che noi diamo. L'equilibrio acido alcalino, che già lo spiegava poco fa Bartolo, quanto è importante basificare le persone. Vedete, abbiamo bisogno proprio di capire il ruolo di S-Drive per la sintesi proteica, metabolismo di zuccheri, metabolismo di carboidrati, metabolismo di acidi grassi, l'equilibrio microbico dell'intestino, la disidratazione. Ci fa ragionare, ci fa veramente, è una grande sfida utilizzare S-Drive. Quindi la pagina 3 ha un suo perché. Perché è stata costruita la pagina 3 e messa a disposizione come proprio in evidenza? Proprio per avere chiaro, in un attimo, avete visto in un attimo, Bartolomeo ci ha dato il quadro della situazione vedendo la pagina 3, giusto Bartolo? Quindi è assolutamente fondamentale avere gli aspetti chiave e capire subito il quadro della persona, facendo un'anamnesi giusta, naturalmente. E poi la sensibilità alimentare. Togliete i cibi che S-Drive vi dice di togliere. Accelerate i risultati in maniera molto veloce. E poi intervenire, come abbiamo già visto, sui vari sistemi, apparati e sui vari fattori. Questo documento lo inseriamo nel sito, Roberto, al più presto. Vedete, anche qui vi dice come intervenire in maniera sulla priorità, se c'è il consiglio, se è da considerare oppure nessuna azione, quali sono le varie differenze. C'è la possibilità di capire come intervenire sul sistema gastrointestinale e perché ci segnala questi e ci evidenzia questi fattori con il verde. Come avete visto, il dottor Bartolomeo Allegrini ci ha fatto vedere quanto sia importante guardare il numero, anche, no? Guardate in questo caso, 22, vedete, cardiovascolare, produzione di energia e poi l'idratazione. 22, 14 è l'impatto ambientale, 9 sistema antiossidante,
Quindi dovremmo iniziare a ragionare per priorità, cercando di ragionare sulle cause che hanno portato a quella situazione. Ragioniamo sempre sulle cause, partendo da una disfunzione mitocondriale. Parte tutto di lì, come ci insegna il grande professor Sergio Stagnaro, dal DNA mitocondriale e dalla Costituzione. E anche qui avete tutto un aspetto di come gestire la carenza di vitamine, di minerali, acidi grassi essenziali, del sistema antiossidante, degli aminoacidi, come intervenire sull'impatto ambientale, sulla rilevanza e la resistenza, sui batteri, le muffe, i virus. Vedete, per esempio, le muffe, corpi estranei che possono formarsi nel corpo causando la diffusione dei funghi, possono prevenire le pentole usurate, pareti, guardaroba inumiditi, animali, eccetera, eccetera. E qui avete tutto a vostra disposizione. Io penso, Bartolo, che un servizio, una formazione, un supporto così straordinario come abbiamo con S-Drive, penso che sia veramente molto raro nel mondo medico-scientifico e in un approccio di medicina integrata. Non so cosa tu ne pensi, ma poche aziende riescono a dare un supporto e delle informazioni così utili all'approccio clinico. Assolutamente d'accordo. E quindi qui è spiegato veramente tutto in dettaglio. Come intervenire, cosa fare, sugli additivi, su tutte. Ogni pagina qui vi spiega esattamente cosa fare, come intervenire. E poi voi naturalmente metterete la vostra professionalità, esperienza clinica, che è sempre quella che poi fa la differenza. E la possibilità veramente di aiutare le persone a vivere meglio. Indicatori di resistenza, piano nutrizionale, tutte queste cose le avrete al più presto, ve le manderemo. Cosa dire, Bartolo? Se ci sono domande, vedo che insomma siamo ancora tanti, nonostante l'ora. Hai chiuso l'anno col botto, dai, col sito. No, mi dispiace che l'ultimo pezzo non c'è stata un'ottima relazione. Spero che sia comunque tranquilli che è stata registrata, quindi ve la mando. Purtroppo non so cosa sia successo, ma qui siamo in montagna, non siamo in città. Scusateci. Voglio chiudere sempre con questa frase: ci saranno sempre dei sassi sul tuo cammino, dipende da te se farne dei muri o dei ponti. Ricordatevi che non è la statura che fa grande una persona, neanche il conto in banca, ma è quello che ha nel cuore. Comitato scientifico, con gratitudine al grande Giuseppe Genovesi, che non è più con noi, come sapete, e al grande Sergio Stagnaro a destra, che ha compiuto 90 anni proprio a dicembre. 90 anni e ancora si alza alle 5 del mattino per studiare e scrivere articoli. Il grande professor Spaggiari. Ragazzi, Spaggiari è un grandissimo, medico e fisico, è a vostra disposizione. E poi l'amore per la vita, perché è l'unico regalo che non riceveremo mai due volte. E in questo fine anno ribadisco l'urgenza di riappropriarci di valori e principi universali, a cominciare dalla gratitudine, dal sorriso, dal donare il nostro tempo, dalla passione che ci accomuna, dal rispetto, dall'esempio, dalla riconoscenza, dall'etica, dalla condivisione, dei messaggi di pace e di speranza. Dovremmo veramente unire le forze, perché la vita è urgente. Dobbiamo migliorare questo mondo, farlo insieme. E
come dire, una trasformazione. Siamo qua per fare esperienza e imparare la lezione. Non sono certi quelli che non sbagliano mai, che possono insegnare agli altri cosa fare. Siamo anche qui per sbagliare, imparare, confrontarci, ma sicuramente siamo qui per evitare di complicarci la vita, che ce la stanno già complicando abbastanza. E voglio concludere col fatto che solo l'amore guarisce la vita, e la vita senza amore non ha senso.